quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio, siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama, es quien te ama. Forza, rispondimi! Che cosa c'è fra te e mio marito? Ti ci riempi la bocca con queste due parole, mio marito... Sì, me la riempio, e allora? Ci siamo sposati davanti alla legge e davanti alla Chiesa, come Dio comanda. Ne ero già stata informata, è inutile ripeterlo. Ne eri già stata informata, allora perché hai continuato a sbavare per lui? Un momento. A sbavare, capito? Come una donnaccia, con un uomo sposato, con un uomo che era atteso a casa da sua moglie. Fino a che punto sei arrivata con lui, eh? E perché dovrei dirtelo? Non ho proprio nessun dovere di fornirti spiegazioni. Un momento! Non ti azzardare a toccare. Tu invece mi darai tutte le spiegazioni che ti chiedo, è chiaro? Perché è per questo che sono venuta. E io da qui non mi muovo finché non mi avrai detto la verità. Dimmela. Avanti, rispondimi, sono qui, tutto orecchi. Forza, scusa, parla, ma se ti interessa tanto, perché non lo chiedi a Manaue? Manaue è in una stanza d'ospedale mezzo morto, grazie alla tua idiozia. La stessa che era quasi riuscita ad ammazzare me. E adesso ti interrogo. E farai meglio a rispondermi, capito? Avanti, dimmi, parla! Senti, fuori da casa mia, vattene immediatamente, fuori dai piedi! Non chiedo di meglio, appena avrai risposto, me l'hai quasi ammazzato. Però, se ti sei messa in testa anche di rubarmelo, ti sbagli di grosso, hai capito? Ti sbagli di grosso! So, forza! Leonella, accompagnala tu, che se ne vada immediatamente. Senti, non mi toccare! Per favore, ti bisogna. Non mi toccare! Patti! Senti una cosa, bellezza. Sta attenta a non metterti contro di me. Perché io forse sono stupida, però quello che è mio so difenderlo con le unghie e coi denti, sai? E quindi vacci molto cauta con me, stai molto attenta, capito? Tu non sei che una sporca puttanella. Sporca puttanella troppo viziata che non so nemmeno cosa sia la vergogna. Ma oserai termine pezzente, se no io. Tu cosa? Io ti strappo i capelli. Prendi questo intanto, questo! E questo! Ti perché io mi ammazzo? Lasciatemi, io non voglio ammazzare, lasciatemi! E prendi questo! Basti, su, calmati, calmati! Basta, Patti, smettete, ti prego! Calmati, calmati! E poi, vede, sento che non sopporto più il peso che ho sulla coscienza per via dei miei errori, padre amato. Di cosa ti rimproveri, figlia mia? Bene, io ho cominciato a ricordare molti episodi della mia vita. Quanto sono stata superficiale, quanto ero frivola un tempo. E ritengo che anche questo sia un peccato. Ci sono molte forme di peccato. A volte i peccati veniali recano un danno irreparabile all'umanità perché si commettono ogni giorno. Così, da peccatucci che erano, diventano abitudini. L'invidia, la collera, l'impazienza, la vanità. Io sono stata vanitosa, padre. Vanitosa, mi importava solo la mia bellezza, la mia posizione sociale, la mia ricchezza. Cioè, tutte cose mondane e materiali. La bellezza è effimera, si deteriora col tempo. Il successo e il denaro sono cose che non si possono portare nel proprio bagaglio quando si parte per l'altra vita, che è la vita eterna. L'uomo nella vita eterna può portare solo le sue opere. Sì, adesso lo capisco, padre. Dopo la morte di mio marito, mi sono sentita tanto sola. E diedi un'occhiata al mio passato. Ebbene, ho capito che tutto quello che mi fa soffrire ora è colpa di tutto quello che ho fatto e di quello che non ho fatto. Figlia mia, al mondo ciascuno raccoglie il frutto di ciò che ha seminato. In passato per me era importante solamente avere vestiti, i gioielli, i divertimenti, i viaggi. E per godere meglio di queste cose, padre, ho messo da parte mia figlia. Mia figlia mi
mi disturbava. Un figlio è come il ramo di un albero. Deve stare attaccato al tronco e crescere con quest'ultimo in modo da riceverne protezione e forza. Sì, padre. Io ho strappato mia figlia dal mio fianco. Ebbene, è di questo che mi sento colpevole. E se tutto quello che sta succedendo è per colpa mia, perché Dio lo castiga me, padre? Perché non punisce me, che ne sono l'unica responsabile? Non ti sembra che ti stia già punendo abbastanza? Sì, padre. Sì, hai ragione. Però io vorrei offrirmi al posto di Patty, padre. Vorrei che lei si salvasse. Che le conseguenze ricadano tutte su di me, padre. Hai appena confessato umilmente i tuoi errori, i tuoi peccati. Soffri a causa di essi, te ne sei già pentita. Dio è giusto. E la sua misericordia è tanto infinita che ti ha perdonato. Ma ora è importante che tu preghi, preghi molto. Appoggiati su questa fede che è sbocciata nel tuo cuore. Lascia in pace la tua coscienza e cerca una forma per aiutare tua figlia con serenità e con amore. Grazie, padre. Grazie per avermi detto queste parole così consolanti, padre amato. Figlia mia, la confessione allevia molto. Sì, è così che mi sento sollevata. E senta, padre, io... c'è un'altra cosa di cui volevo parlarle, però... però preferirei non farlo oggi. Oggi mi sento così un po' turbata. Certo. Vieni qui quando ne hai bisogno, va bene? Sì, padre, sì. Verrò qui. Adesso vado a pregare, padre. Voglio pregare per mia figlia. Per me. E per quel povero ragazzo. Perché si salvi e perché... perché non gli accada nulla di male mai più. Non si muove. Non apre nemmeno gli occhi. Né si lamenta. Se ne sta lì immobile come se la vita l'avesse abbandonato. È così perché lo tengono sotto l'effetto dei sedativi, donna Delfina, solo per questo. Sarà, ma io lo vedo molto male, Cayetano, davvero. Non è i medici che lo curano, hanno già sciolto la prognosi, il che significa che è fuori pericolo. Non preoccuparti. Non è che mi stai mentendo per risparmiarmi un dolore. Nonna, devo forse giurartelo perché tu mi creda? No, Pedro Luis, scusami, non ce n'è bisogno. È che mi sono lasciata prendere dall'angoscia. Senti, nonna, Manawe starà così per parecchio tempo con i sedativi che gli hanno dato. Perché non te ne vai a prendere un caffè, per tirarti su un pochino? No, sì, grazie, invece, non mi va. Accompagna la Cayetano, dispiace. Sì, andiamo, donna Delfina, anch'io ne sento il bisogno, ecco, di un dai, caffè. Dai, nonna, venga, la accompagni. Ti farà bene. Vai, nonna. Ma guarda un po'. Proprio a te doveva succedere. Come sta, Manawe? Non lo vedi? Sembra una mummia. Ecco il risultato delle follie di tua cugina. Mi dispiace tanto. È terribile. Pedro, lo sai che tua cognata è venuta a casa di Patty e hanno litigato? Sì, e cos'è successo? C'è stata una scenata tremenda. Tibi, sai, era come impazzita. Poi è scappata via. Non è venuta qua. No, no. Thank you.
Allora come sta? Beh, così così. Stamattina sono andato allo studio, lì mi hanno informato dell'accaduto. Perché non mi hai avvertito? Beh, sai com'è, Nelson. Poi ho avvertito Nieves Maria e abbiamo pensato di venire subito a trovarlo. Posso passare? Dio mio, Manaue, poveretto. Come mai hai il volto fasciato? Beh, vedi, nell'impatto si è ferito su tutto il volto perché ha sfondato il parabrezza con la testa. Ha subito un intervento di plastica facciale. Ha avuto anche qualche lesione interna? No, no, fortunatamente. Fortunatamente, dici? Corre il rischio di restare sfigurato. No, no, almeno spero di no, Nieves Maria. Per sua fortuna è stato operato da un chirurgo plastico molto abile. Dio mio, che disgrazia. Povero Manaue. Così giovane, così, così simpatico, così pieno di vita. Per non parlare di Tibisai, come si deve sentire Tibisai, poverina. Senti, Pedro Luis, come sta la ragazza che guidava la macchina, la cugina di Leonela? Lei non si è fatta niente, sta bene. Che ingiustizia, no? Lei che è la responsabile della disgrazia. Il sangue continua a scorrere tra quella famiglia e Guerra. È come se volessero forzare il destino. Come una maledizione che ha causato soltanto vergogna e sofferenze. Monica, vieni un po' qui. E lei, non l'hai vista? No, è un pezzo che non la vedo. Chissà che fine ha fatto. Anche oggi non è venuta. Sai, in fondo mi dispiace, Amanda. Avevo voglia di mortificarla un po'. Oh, Dio mio, come sei malvagio. Perché tu non ci godi quando faccio arrabbiare Leonela, vero? Beata te che puoi permettertelo. Non sai quanto mi piacerebbe trovarmi nella condizione di poterla rendere gelosa ogni tanto. Però certo che hai una bella faccia tosta, eh. Mi stai confessando apertamente che continua a piacerti Pedro Luis? No, ti sbagli, sai. Ma una cosa non posso negarla. È vero, quell'uomo mi affascina. Lo ammetto. È un uomo così interessante, così appassionato. Ehi, ehi, frena un po' l'entusiasmo, tu. Beh, senti, lo afferrerei così e me lo mangerei in un solo morso. Beh, insomma, cambia tono, capito? Uh-huh. Sono molto gelosa, che credi? Dai, Lorena, per favore, non essere sciocca. La mia storia con Pedro Luis è finita da un bel po' di tempo. Però mi ricordo così intensamente dei momenti che abbiamo vissuto insieme. I suoi baci, le sue carezze, tutti momenti d'amore. Sì, peccato che quei momenti, i suoi baci, le sue carezze e così via, adesso sono miei e nient'altro che miei. Bene. Vedi di approfittare. Ah, senti, non mi va nemmeno che tu stia a ricordarlo, va bene? Però non potrai mai entrare qui dentro. Hai capito? Qui dentro, Lorena. E fare così. Cancellarlo del tutto. Allora è meglio che lo faccia tu, se non vuoi che ci provi io, magari staccandoti la testa. Oh, Dio mio! Che succede? Sta per crollare il tetto. Che succede? Che questa donna è diventata furiosa. Solo perché io ho osato dire quanto mi piace ancora Pedro Luis. È un Otello in gonnella, vero? Non capisco, tra Amanda e lui non c'è niente. Comunque farei bene ad accontentarti del passato e non ti azzardare a cercarlo, che non ti salti in mente. Oh, che paura, vedi? Sto tremando tutta. Che faresti? Proveresti ad ammazzarmi? Guarda che non sto affatto scherzando. Ti sto dando un avvertimento, è sul serio. Guai alla donna che vedrò girare intorno a Pedro Luis. Beh, scusami, ma tu stai parlando di lui come se fosse un uomo libero. E invece è sposato, no? Ha già una moglie. Sì, però lei non conta nulla. E già, stava con lei per via del figlio, ma adesso il bambino non vive più con loro. È stato affidato a un'altra persona. Oh, ma guarda. E chi ha voglia di studiare mentre tutti quanti mi hanno abbandonato? Senza il mio papà, senza la mia mamma, senza mamma Nieves Maria. Senti, Pitufa, sai quello che dobbiamo fare? Fuggiamo un'altra volta. Solo questo ci resta da fare perché finalmente si ricordino di noi.
Però se durante la nostra fuga tu ti perdessi, o se incontrassimo quello maccione cattivo dell'altra volta, ti ricordi? Quel brutto ceffo. Già, dobbiamo avere pazienza, pitufa mia. Dobbiamo avere un po' di pazienza. Però non voglio nemmeno fare come dicono loro, capito? Non voglio. Io non ho nessuna voglia di fare quello che dicono loro. No, non avere paura, pitufa, che non ce l'ho con te. Tu sì che mi vuoi bene. Tu mi vuoi veramente bene. Pedro Luis, senti, devo parlarti di una cosa. Nieves Maria mi ha impedito di vedere il bambino a scuola. Che cosa hai detto a Leonela? Sì, me l'ha proprio impedito. Io ero andata là, avevo una gran voglia di vederlo, sia pure per un momento, per dargli un bacio. E appunto proprio quel giorno era andata lei a prenderlo. Sì, ma... Mi ha mandata via. Mi ha detto di non farmi più vedere da quelle parti. Accidenti. Nieves Maria è arrivata fino a questo punto. Io non posso crederci. È andata anche oltre. C'è dell'altro. Ed è ancora più grave. Avanti, continua, dimmi, dimmi. Ha detto alla direttrice che non deve permettermi di entrare a scuola, né di fare uscire Pedrito con me. Che possono farlo esclusivamente le persone che hanno un'autorizzazione da parte sua. Che è lei l'unica ad avere diritti su Pedrito. Oh, è incredibile, sì, ma perché non me l'hai detto prima? Perché non me ne hai mai parlato? Perché è una cosa che mi fa talmente male che ho dovuto tacerla per non sentirmi ancora più ferita. È inconcepibile, davvero, è inconcepibile che Nieves Maria sia arrivata a questo punto. Insomma, non l'avrei mai immaginato. È la pura verità. Non me lo sto certo inventando, no, Pedro. No, no, ti credo, certo, ti credo, è ovvio che ti credo. Hai idea di che cosa provi? Lo sai come si sente una madre a cui proibiscono di avvicinarsi a suo figlio? Lo sai che cosa significa? Sì, sì, ti capisco. Pedro Luis, bisogna che tu faccia qualcosa. Devi fare qualcosa per farmi riavere Pedrito. O mi lascerai. Non ho detto questo. Però l'hai pensato, è vero? Leonela, fino a che punto è vero che tu mi ami? E fino a che punto è vero che mi respingi per via del trauma che ha lasciato in te quello che ti ho fatto in passato? Rispondi. Per favore, Pedro. Il non saperlo, l'incertezza e i dubbi continuano a tormentarmi. Non ne hai alcuna ragione. Perché mi inganni? Dunque ti prendi gioco di me? Allora, c'è un altro uomo che ha fatto ingresso nella tua vita. È così, ho ragione. Dimmelo. Con lui riesci a fare quello che con me non hai mai fatto. Dimmelo. Dimmelo.